del popolo italiano, madre degli articoli 533, 535, 520, dichiara Carone Vincenzo, Rossico Dario, Piantuno Vigi, Galantino Mauro, Nanno Manicola e Guido Saverio, colpevoli del reato di una spettacolo quando dell'imputazione e condanna Carone Vincenzo alla pena di anni 2 mesi di reclusione, Rossico Dario alla pena di anni 2 di reclusione, Piantuno Vigi alla pena di anni 2 di reclusione, Galantino Mauro alla pena di anni 4 di reclusione, Nanno Manicola alla pena di anni 3 di reclusione, Guido Saverio alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa a termine di condizione di legge nei confronti di Rossico Dario e Piantuno Luigi. Visto l'articolo 530 CPP assolve Svisa Giovanni Adolfo e Svisa Elisabetta dal reato con la scritta al Capua per non aver commesso il fatto. Visto l'articolo 531 CPP dichiara che dovesse procedere nei confronti di Carone Vincenzo per il reato con la scritta ai capi C e D, Valentino Mauro per i reati aveva scritti i capi E, F, G, H, I, Nanno Manicola per i reati aveva scritti i capi E, F, G, H, I, Rosito Dario per il reato aveva scritto al capo L, Biancone Luigi per il reato aveva scritto al capo N, Guido Saverio per il reato aveva scritto al capo N, per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. Dispone la restituzione dei reati diritti del materiale in sequestro. Visti gli articoli 538 e seguenti, CPP condanna Carone Vincenzo, Rosito Dario, Piantuno Luigi, Valentino Mauro, Nanno Manicola e Guido Saverio al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di giudizio orali che l'Ibu di Euro 6.800 di IVA K che l'osso forfettario con la legge. Termine di giorno 90 per il deposito della funzionazione della sentenza. Grazie, Gigi Rodolfo.